Torna a riunirsi il Consiglio regionale della Toscana, si parla di IRPEF nella prima giornata della seduta. Il Consiglio a maggioranza, con 28 voti favorevoli e 10 astenuti, dà il via libera alle linee di indirizzo per l'elaborazione del programma di attività dell'Istituto di Programmazione Economica. Ad illustrare all'Aula il piano di attività triennale 2023-2025, il Presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani. L'attività di ricerca che questo ente svolge si dimostra da sempre particolarmente preziosa per l'azione di governo regionale, ma a maggior ragione si dimostra tale in questo contesto storico, un contesto caratterizzato da profonda incertezza, nel quale da una parte occorre fronteggiare la crisi energetica, i rincari dei costi che sicuramente incidono sul prodotto interno lordo anche della nostra regione, dall'altra la necessità di far fronte alle tensioni internazionali e al minor approvvigionamento di risorse che si registra in questo periodo. Il tutto in un momento storico particolare come questo, nel quale la Toscana, come le altre regioni italiane, è chiamata a vivere la sfida del PNRR e quindi l'utilizzo delle risorse in una logica di sviluppo compatibile. In questo contesto l'attività di ricerca di IRPET diventa particolarmente importante. Ci sarà una particolare attenzione vista la crisi energetica che sta colpendo il nostro paese e non solo? La Regione Toscana ha deciso attraverso la Giunta di dare incarico ad IRPET di cogliere una serie di sfide di fronte all'incertezza del quadro storico, economico e sociale. Tra queste c'è anche quella, oltre che di far fronte al fenomeno di invecchiamento della popolazione e anche della scarsa digitalizzazione di una parte della popolazione di alcuni territori della regione, anche di garantire delle linee di sviluppo economico che tengano conto della necessità che il progresso vada avanti in maniera ecocompatibile o ecosostenibile. Quindi l'attività di IRPET dovrà concentrarsi anche su questi aspetti, perché sarà sulla transizione ecologica che si misurerà una delle sfide del futuro del governo di questa regione. Crisi energetica ed inflazione, questi devono essere i temi più urgenti affrontati da IRPET, dice la Lega, che si astiene. Quest'anno alcune cose ci lasciano un po' perplessi, innanzitutto perché credo che quello che sta accadendo nel mondo e anche per l'economia italiana, con tutte le ripercussioni che ci sono dalla pandemia alla crisi energetica, porterebbe una serie di riflessioni. La prima sicuramente se quella crescita economica inclusiva e sostenibile, che è sicuramente un obiettivo condivisibile ma molto ambizioso, sia oggi veramente da realizzare. Noi poi siamo rimasti basiti quando, vedendo un programma di attività con proiezione triennale, non si fa minimamente cenno a quello che dal nostro punto di vista è uno degli strumenti per far ripartire l'economia toscana, che è il regionalismo differenziato. Noi abbiamo chiesto al direttore, abbiamo sollecitato anche l'aula, perché ci è stato detto di una scarsa attualità del tema. In realtà se andiamo a vedere l'attività del nuovo Parlamento e le parole soprattutto del nuovo Presidente della Camera Lorenzo Fontana, è sicuramente di stretta attualità. Quindi esprimiamo tutta una serie di perplessità sul programma di attività che dal nostro punto di vista deve essere aggiornato di più per rispondere meglio alle necessità e alle problematiche del momento. A favore invece vota Fratelli d'Italia dopo che l'Aula approva un loro emendamento. Ma ne abbiamo votato a favore perché abbiamo dato a IRPET l'indirizzo di affrontare uno studio sul digital divide in Toscana, cioè su come la diffusione di internet, della rete in Toscana, possa creare differenze tra una zona rispetto all'altra. Noi abbiamo chiesto di inserire due valutazioni che secondo noi sono fondamentali, ovvero di capire se questo divario digitale che esiste ad oggi tra alcune zone piuttosto che altre influisce anche sulla diffusione, sulla nascita di nuove imprese e soprattutto anche sulla scelta della residenza. Quindi siamo curiosi poi di vedere cosa ne nascerà da questo studio, perché oggi purtroppo la Toscana ha troppe zone dove si paga ancora un gap digitale rispetto ad altre. Parere positivo sul bilancio preventivo 2020 e pluriennale 2022-2024 dell'Agenzia Regionale di Sanità. 22 voti a favore e 15 contrari. Ad illustrare l'atto il presidente della Commissione Sanità, Enrico Sostegni. Il bilancio
bisogna distinguere, ci sono due atti. Una sono quelli degli atti di indirizzo sull'attività scientifica dell'ASC che abbiamo dato nello scorso Consiglio regionale, nel quale tra l'altro, essendoci un avanzo d'amministrazione di oltre 80.000 euro in ARS a riprova della buona gestione, 70 li abbiamo destinati proprio, ma questo nello scorso consiglio, ad un'analisi su tutta la Toscana, all'avvio di una ricerca su quello che è lo stato del benessere psicologico dell'infanzia e adolescenza e la diffusione dei servizi pubblici e privati su tutto il territorio, perché è un tema emergente forte che riguarda tante famiglie, tanti ragazzi, tanti bambini, e quindi abbiamo necessità di avere dati più compiuti. Oggi invece abbiamo approvato il bilancio, un bilancio di 5 milioni e rotti di euro con un contributo di 3 milioni e 4 da parte della Regione, che è lo stesso da anni, quindi anzi quest'anno è stato ridotto di 150 mila euro. Nonostante questa riduzione del contributo, ARS è riuscita a produrre lavori scientifici che tutti noi conosciamo, che i cittadini stessi possono apprezzare collegandosi al sito di ARS. Quindi un bilancio regolare, abbastanza piccolo, e che ovviamente ha tra le sue voci maggiori quella d'acquisto di servizi, cioè ricerche da parte di ricercatori delle varie università e spese di personale. L'ARS, dice Rene Galletti, Movimento 5 Stelle, deve poter agire in piena autonomia e indipendenza. Il lavoro di un'agenzia come ARS è sicuramente prezioso per riuscire ad avere dei dati sui quali basare le azioni di miglioramento della sanità toscana, che ancora oggi si basa fondamentalmente sul grande impegno degli operatori sanitari, medici, infermieri, tutto il personale che gira intorno ai pazienti e alla salute dei toscani, ma certamente non grazie a questa giunta e all'impegno e agli indirizzi politici che vengono espressi. Perché ancora oggi i problemi delle liste di attesa sono senza soluzione, se non addirittura peggiorati, e non si può ascrivere questo problema soltanto alla pandemia, perché sono problemi di vecchia data. Abbiamo problemi ancora agli accessi al pronto soccorso, dove vengono incolpati gli utenti di fare degli accessi inappropriati, quando invece poi si arriva a sopprimere le guardie mediche. ARS in tutto questo potrebbe avere un ruolo fondamentale se avesse l'autonomia, l'indipendenza e la libertà di poter indagare bene su quelle che sono le responsabilità politiche di questa giunta, cosa che evidentemente non gli può essere permessa trattandosi appunto di un'agenzia regionale. E quindi ci troviamo anche ad avere delle azioni che vengono indicate in maniera generica e senza indicatori, non si riescono ad avere dei monitoraggi, anche un accesso ben preciso a tutti i dati che dovrebbero essere monitorati, persino nelle aree SIN, dove ci sono delle evidenze epidemiologiche di problemi legati a delle circostanze ambientali che non si riescono a identificare bene, proprio per un lavoro che non si riesce a fare in maniera accurata. Ecco, noi non ci sentiamo di dare responsabilità ai tecnici di ARS per questo, ma sicuramente a una politica che, per quanto riguarda la sanità in Toscana, non riesce a vedere oltre ai bilanci, al denaro, alle posizioni di primari. Io credo che l'assessore Bezzini debba innanzitutto pensare ad amministrare bene quel quasi 80% del bilancio regionale che è stato dato alla sanità, perché se ci sono dei ruoli tipo di primariato duplicati e dall'altra parte invece mancano perfino i reagenti per fare i tamponi o un macchinario come la camera iperbarica a Pisa, che è vecchio di 30 anni, rimane inutilizzato per un guasto, allora il problema non è di mancanza di risorse, è il problema di come vengono allocate. E di nuovo qui si ha il metodo toscano, che si danno soldi per fare semplicemente per fare un giro anche di poteri per certi versi, per ampliare maggiormente alcuni settori rispetto ad altri o avvantaggiare alcuni reparti e alcuni ospedali rispetto a altri. Ecco, tutto questo è contrario alla centralità del paziente, che invece è quella che noi invochiamo da tempo. E ricordiamocelo, la sanità è universale, è pubblica, ma non è gratuita. La sanità è pagata dalla fiscalità di tutti i toscani. Abbiamo tutto il diritto di pretendere che sia efficiente ed efficace, e che ci diano risposte e soprattutto evidenze dell'azione politica che questa giunta fa per garantirci questo diritto. Quindi non si tratta di dare più o meno risorse, si diano anche il doppio delle risorse alla sanità, ma che vengano disposte bene per migliorare la qualità delle persone e non soltanto di alcuni dirigenti o di alcuni settori per mere questioni economiche e ragionieristiche. Non lo accettiamo più, soprattutto dopo una dura lezione come quella della pandemia. Sul tema sanità, intanto, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Diego Petrucci, replica all'assessore alla sanità Bezzini, che aveva chiesto al nuovo governo adeguate risorse per la Toscana. Non si può pensare che l'unica risposta
che si possa dare ai tantissimi problemi della sanità toscana si possa ritrovare nel dateci più soldi, perché se continuiamo a spendere male i soldi che già la sanità ha a disposizione, io voglio ricordare che la sanità toscana costa 8 miliardi e mezzo di euro l'anno, se spendiamo male 8 miliardi e mezzo di euro l'anno, se non facciamo delle riforme strutturali profonde, evidentemente spenderemo male anche i 9, i 10, gli 11 miliardi che potrebbero arrivare. Quindi la soluzione al problema della sanità non può stare soltanto nel dateci più soldi, occorrono riforme strutturali profonde che cambino la sanità toscana, e queste si trovano in un potenziamento dei servizi del territorio, in un potenziamento importantissimo dei servizi domiciliari. In questo modo si fa un servizio migliore per i pazienti, si decongestionano ospedali e pronto soccorsi che potranno lavorare meglio. Serve maggiore trasparenza e minor baronie negli ospedali. Quando vediamo alcuni ospedali con 12 primari nello stesso ambito, come succede a Cisanella a Pisa, o 3, 4, 5 primari, evidentemente non si danno risposte ai pazienti, si danno risposte a gruppi di potere ai quali si devono dare risposte. Serve riformare e rivoluzionare la sanità toscana. È una richiesta che abbiamo sempre fatto a tutti i governi, dice Enrico Sostegni. Il vero tema è quello delle assunzioni. In modo che si parli chiaro, è che io non ho una difesa di una mia parte politica, ma lo dico in difesa dei cittadini toscani: per far funzionare la sanità pubblica non ci vogliono limiti alla spesa di personale, solo il rispetto dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito del quale poi si deve essere tutti liberi, perché se no la sanità non può assumere un medico, non può pagare i salari accessori ai medici che tanto stanno contribuendo in questi mesi, però può acquistare da un privato un servizio. Allora questo, diciamocelo, se si continua così c'è una precisa scelta politica e non la volontà di rafforzare la sanità pubblica. In aula fa il suo primo ingresso Massimiliano Baldini, neo consigliere della Lega, che subentra al posto di Elisa Montemagni, eletta in Parlamento. Nuova capogruppo della Lega in Consiglio regionale è adesso Elena Meini. Quali priorità per la Versilia, suo territorio di provenienza, e la costa toscana? Le priorità sono, in un contesto difficile come l'attuale, con una congiuntura come quella che stiamo vivendo, sia a livello regionale ma anche nazionale e internazionale, la priorità non può essere che quella dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, del territorio, che vivono un momento estremamente duro e chiedono a chi siede nelle istituzioni risposte concrete, con atti concreti e quindi con capacità di risolvere i problemi delle persone. Gianni nelle settimane scorse ha nominato come consigliere delegato per la costa l'ex sindaco di Camaiore, Alessandro Del Dotto. Cosa pensa di questa nomina? Conosco molto bene il sindaco Del Dotto, che non solo è un amministratore ma è anche un collega, e quindi sono certo, per averlo conosciuto, malgrado si sia su posizioni politiche e ideologiche diverse, che però farà bene il suo lavoro e concorrerà anche lui a fare il meglio per la Versilia e la provincia di Lucca. Lei subentra Elisa Montemagni, ha sentito in queste ore l'ex capogruppo in Consiglio regionale? Assolutamente sì, io sono qui per continuare il lavoro di Elisa Montemagni in questi anni, che è stato davvero efficace sia a livello regionale che a livello territoriale. Per noi rimane un punto di riferimento. A Roma farà non solo bene, ma porterà le istanze del nostro territorio e del territorio, credo, dell'intera regione toscana, e io cercherò, ovviamente gomito a gomito con lei, di portare avanti questo lavoro nel miglior modo possibile. Io credo che il governo di centrodestra, che a breve finalmente sarà in carica, ha sempre dimostrato, attraverso le istanze dei partiti che lo rappresentano, un'estrema concretezza nei confronti delle imprese, nei confronti dei bisogni dei territori, nei confronti dei comuni, e quindi mi aspetto che in questa direzione continui un lavoro, questa volta con maggiore efficacia, perché la coesione di un governo di centrodestra non potrà che fare bene. In Toscana le problematiche sono tante, non potrei elencarle tutte in questa occasione, però sono certo che ci sia un'attenzione forte nei confronti di questo territorio, e noi della Lega lo garantiremo al meglio, perché abbiamo un'espressione importante di ben 7 parlamentari a Roma, abbiamo un euro parlamentare, abbiamo 7 consiglieri regionali, e quindi è un contesto importante che sono da sempre punto di riferimento dei cittadini, delle famiglie e delle imprese.